buongiorno, tocca a me chiudere questa conferenza stampa. Mentre venivo in treno ricordavamo che è la quinta volta che veniamo in questo luogo e siamo sempre venuti per lottare per la giustizia e per i diritti. Contro il tentativo di mandare Napoli in dissesto, fu il primo consiglio comunale che facemmo, per difendere la dignità della comunità delle Vele di Scampia della nostra città, per difendere Bagnoli quando Renzi voleva mettere le mani sulla città, contro il debito giusto, ingiusto, che è stato prodotto dai governi centralistici attraverso i commissariamenti, e oggi siamo qui in difesa dell'autonomia. Siamo la prima città d'Italia, come ha detto Flavia prima, ad aver scritto uno statuto per l'autonomia della città. Quindi il messaggio forte che vogliamo dare oggi, l'abbiamo già detto prima e ringrazio chi mi ha preceduto, in particolare il professor Maddalena, noi non siamo contro il voto del popolo lombardo e del popolo veneto. Noi l'abbiamo dimostrato in questi anni, siamo per l'autonomia. Noi siamo per l'autonomia, però vogliamo costruire un paese unito e coeso che valorizzi tutte le autonomie e tutte le differenze. Lo sappiamo noi che in questi anni, ormai 8, hanno provato in tutti i modi a farci piegare la schiena. Paolo, hanno provato in tutti i modi a farci privatizzare tutti i servizi. Siamo l'unica città d'Italia con un debito incredibile che non ha privatizzato un servizio di rilevanza costituzionale, che non ha licenziato un lavoratore, che ha fatto l'acqua pubblica, che ha tolto Romeo dalla gestione del patrimonio immobiliare della nostra città, che ha creato un senso di comunità governando insieme alle cittadine e ai cittadini e agli abitanti della nostra città. Per questo l'autonomia per noi ha un valore enorme, perché abbiamo capito sulla nostra pelle che o rafforziamo la nostra autonomia o la nostra resistenza da qualcuno potrà essere fiaccata. Ma non ci riusciranno, l'ha detto anche Flavia prima, non ci riusciranno perché noi non vogliamo costruire come il governo nero, non usiate il colore giallo-verde, vi prego, perché verde, ambiente, terra, è giallo e luce, questo è un governo nero che vuole portarti nel buio, che stanno costruendo il consenso sul rancore. Prima erano quelli che dicevano di non fittare ai meridionali, perché ricordiamoci che Salvini è il leader della Lega Nord Indipendenza per la Padania, era quello che indossava la maglietta Padania non è Italia, era quello che aspettava i tifosi del Napoli con un sacchetto della spazzatura in mano, era quello che saltava dicendo Vesuvio pensaci tu. Oggi, siccome i meridionali non vanno attaccati perché vuole fare il partito della nazione, esistono i neri. E mentre tu vuoi costruire la comunità del rancore, non restituendo ancora i 49 milioni, a proposito di prima gli italiani, noi che siamo molto più poveri di te, molto più sofferenti di te, con molti più problemi dei territori dove tu prendi il consenso, ma però abbiamo una cosa che tu non hai, non siamo in vendita, non abbiamo un prezzo, siamo autonomi, siamo liberi, siamo indipendenti, siamo coraggiosi, siamo pieni di amore e di passione delle nostre terre. Sappiamo che cos'è la resistenza. E quindi mentre voi volete continuare a dividere con questo provvedimento il Paese, aumentare le discriminazioni, aumentare le disuguaglianze, fare la secessione ricchi, noi rispondiamo con la sfida delle autonomie. Se volete veramente le autonomie, datele ai territori, datele alle città, datele ai popoli, datele ai sindaci direttamente eletti. Perché le volete dare proprio a due regioni a cui darete tanto potere a chi le governa, alle lobby che spesso stanno ai vertici delle regioni, e invece non volete dare l'autonomia ai territori, l'autonomia ai cittadini, ai movimenti, alle associazioni, alle reti civiche. Quindi abbiamo capito perfettamente il disegno qual è, quello di aumentare ancora di più le disuguaglianze e le discriminazioni e continuare con una propaganda rozza e becera a ritenere, come ha detto il ministro dell'ignoranza l'altro giorno, il termine ignoranza in modo grammaticale, perché si dice mancata conoscenza dei fatti. Lui non ha nemmeno idea che significa fare l'insegnante nel sud Italia, non ha nemmeno idea che significa fare l'insegnante nei quartieri difficili,
con le scuole spesso senza risorse, con i problemi, e mantenere sempre il cuore grande. Ministro, tu non sai nemmeno che cos'è la scuola pubblica. E proprio perché sappiamo tutto questo che ci siamo anche stancati. Perché io dico una cosa in più, non è che senza il mezzogiorno questo paese non si riprende. Oggi, senza Napoli e senza il mezzogiorno d'Italia, il nord non va da nessuna parte. Perché se noi dovessimo decidere di prendere la sfida nelle estreme conseguenze dove ci volete portare, noi con l'autonomia totale saremo molto più ricchi e anche più felici economicamente, perché noi restituiamo esattamente le risorse al governo centrale, che attraverso i fondi della perequazione li dovrebbe distribuire ai territori e non lo fa. Quindi noi paghiamo, l'ho visto facendo il sindaco da 8 anni, noi siamo testimoni viventi di come le ingiustizie di un potere centralistico si abbattono in particolare sul sud Italia, ma lo sapete, è stato detto prima, che in questo paese già adesso funziona, che se tu c'hai più asili nido prendi più risorse, se hai più scuole prendi più risorse e se sei più povero prendi meno risorse. E anche la manovra di bilancio che hanno fatto ai comuni che stanno in dissesto, ai comuni che stanno in difficoltà e che guarda caso sono tutti i comuni del mezzogiorno d'Italia, hanno chiesto di correre come se fossero, come dovessero fare i 100 metri in velocità, è come se tu prendi una persona che sta in rianimazione e ci dici di fare i 100 metri. Allora se sanno questo, perché non succede? Perché ci vogliono fiaccare. Che non è battere moneta di Totò e Peppino, è un modo tutto originale napoletano di farlo, così come la lotta sul debito ingiusto. Loro continuano a privatizzare, noi per salvare le sorelle e fratelli che volevano questi qua far morire in mezzo al mare abbiamo fatto una flotta napoletana, tenimmo 400 barche, Paolo, tenimmo 400 barche, e per salvare abbiamo 130.000 euro. Voi ci volete sfidare sul rancore e noi ribaltiamo con la solidarietà, la fratellanza, l'uguaglianza, la giustizia sociale. È esattamente un modo di intendere la vita, è una battaglia di civiltà, non è una questione politica, è una battaglia di civiltà, e quando si schiera la civiltà non ce n'è per nessuno. E poi non ci sfidate, guardate, perché noi se ci incazziamo, cioè è inutile che vai a trovare quelli là, ti fai il giro del mondo per andare a dare la solidarietà a chi ha più incazzato, caro Di Maio, perché tu hai fatto una cosa che nemmeno i più grandi statisti del Novecento hanno saputo fare. Ha preso un signore che era il braccio destro di Silvio Berlusconi, che aveva il 17%, che diceva Lega Nord indipendenza della Padania, l'hai fatto diventare in un anno l'uomo del 34%, il capo politico di fatto di questo governo, con tutti i voti che hai preso al sud, voti belli, freschi per il cambiamento, il più grande statista e politico del terzo millennio, si chiama Gigino Di Maio di Pomigliano d'Arco, ha fatto un capolavoro politico. E lo voglio dire alle tante amiche e tanti amici del Movimento 5 Stelle, fate presto, prima lo scassate quel contratto, prima il paese avrà lunga vita, perché il paese noi lo difenderemo e voi a Napoli non passerete mai, dovete passare sui nostri cadaveri, sui nostri cadaveri, e siccome voi puzzate di morte politica, sui nostri cadaveri non ci passerete mai, mai. 1861, l'unità d'Italia, le banche del Piemonte puzzavano di fame e il Banco di Napoli aveva i lingotti d'oro, avete risanato il debito nel 61 con i nostri soldi. La prima guerra mondiale, sul Piave c'erano i meridionali, oltre ovviamente ai soldati del centro, delle isole e del nord, ma se non c'erano i meridionali sul Piave non si vinceva. Chi ha fatto le 4 giornate di Napoli? Qual è la prima città d'Italia che si è liberata da sola dall'antifascismo con la rivolta di popolo? 27, 28, 29 e 30 settembre.
di quell'energia che voi ci dovete solamente sfidare. Perché noi questo vogliamo. Voi più ci mettete nell'angolo, più ci alzate gli ostacoli e noi più prendiamo dove è la Costituzione repubblicana, articolo 3, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono lo sviluppo della persona umana, giustizia e uguaglianza. Più ci mettete ostacoli, più li saltiamo. Più ci mettete ostacoli, più li saltiamo. E questa sarà la battaglia della giustizia e della politica contro la legalità formale. Guardate con sta storia della legalità formale e della sicurezza. Non fanno concorsi per le forze di polizia, non parlano di mafia, non parlano di corruzione. Nelle nostre città si fanno rapine, furti, violenza contro le donne e qual è il pericolo del nostro paese? 47 persone che stanno in mezzo al mare, è un'operazione vergognosa, disumana, antigiuridica, non parlano più di mafia. Guardate, ma vi siete chiesti perché non parlano più di mafia? Nella prossima, quando verremo qua la prossima volta, andremo a parlare di mafia e politica. La prossima conferenza stampa, che ormai mi sono abituato, è stata un secondo solo. Allora, per andare a concludere, la nostra come sempre non è la battaglia dei no, l'abbiamo dimostrato, è quello di voler dimostrare che c'è un'altra strada. Quindi noi andremo avanti con la nostra lotta per l'autonomia, andremo avanti nel provare a costruire insieme ad altri sindaci, insieme a tanti militanti, insieme a comitati, associazioni e movimenti, aderiamo anche domani a questa iniziativa importante che si farà qui, per dimostrare che si può invece costruire un'Italia unita e coesa che valorizza tutte le autonomie e tutte le differenze. Guardate, io credo che noi dobbiamo fare presto, perché quando telefoni sta in mezzo e gli dici se avete bisogno di un scienziato di Tornelli che continua e con attento dice lo sai sindaco se noi cominciamo ad essere odiati perché considerate un paese razzista dagli africani, dai medio orientali e poi ti svegli una mattina per il like del giorno te ne vai in Francia e fai la guerra ai francesi, un altro giorno ti inventi un'altra cosa e dividi l'Italia come stai facendo con questo disegno di legge incostituzionale, o facciamo questo o non sugge a nessuno dove ci stanno portando. E siccome loro sono alcuni consapevoli di quelli che stanno facendo, perché alcuni loro lo sono, altri sono completamente incapaci, qual è il disegno? Il disegno è lo Stato autoritario, è molto semplice, loro vogliono comprimere le libertà civili, far crescere le tensioni sociali, far crescere il rancore, cercare i nemici nelle persone fragili e nelle persone deboli, colpire le esperienze invece in cui si lotta per la giustizia sociale, per l'uguaglianza, la fratellanza e la solidarietà, per poi dare mano libera alla all'autoritarismo e alla diminuzione degli spazi di libertà. È qualcosa che abbiamo già conosciuto e provano a farlo con la legalità formale. Allora di fronte a questo, da questa conferenza stampa, che non è un corteo, non è una manifestazione, vi ringrazio a voi che state qui ad ascoltare con una conferenza stampa come se l'avessimo fatta a Palazzo San Giacomo al Comune di Napoli, ma qui lo vogliamo fare nelle sedi della Repubblica, il Parlamento, istituzioni nate resistenza al nazifascismo, il messaggio forte che noi vogliamo dare e che abbiamo scelto noi nella nostra vita, abbiamo scelto di stare nella lotta per i diritti e per la giustizia, di non essere indifferenti, di essere sempre partigiani per le varie battaglie che i momenti storici ci consegnano, quindi noi siamo schierati, non sappiamo come andranno come sempre a finire queste lotte, ma siamo certi proprio perché crediamo in quello che facciamo
che noi lotteremo fino alla fine, non solo per difendere la Costituzione, caro Paolo, caro Enrico, cara Flavia e care tutte e tutti, ma per attuarla, perché questo ci hanno consegnato i nostri padri costituenti, non solo di difendere la Costituzione, ma come disse Piero Calamandrei rivolgendosi ai giovani durante una lezione universitaria, che dovevano con i loro corpi, i loro cuori, le loro menti, le loro anime attuarla la Costituzione. Da Napoli lo stiamo facendo, dal basso, con gli ostacoli insormontabili che certe volte ci frappongono, eppure finora ce l'abbiamo fatta. E stiamo lavorando insieme a tante e tanti perché le esperienze di resistenza possano diventare esperienze di contrattacco. Quindi noi con la democrazia, col pacifismo, con tutte le armi che la democrazia consente, ma con una capacità di resistenza che solo noi napoletani sappiamo che significa, cioè quello che quando qualcuno pensa di averti abbattuto non l'ha fatto, perché questi valori li teniamo nel nostro DNA storico, l'abbiamo dimostrato nella storia, perché abbiamo radici culturali molto profonde, perché sappiamo che cos'è la libertà, ed è per questo che da Napoli abbiamo deciso di lottare per queste libertà, lottare per i diritti senza alcun calcolo politico. L'abbiamo fatto per gli immigrati, lo facciamo oggi per l'autonomia, l'abbiamo fatto su Bagnoli quando Renzi aveva il 45% e hanno fatto in tutti i modi per non farci lottare e poi abbiamo vinto difendendo Bagnoli, l'abbiamo fatto per le vere, lo facciamo per i poveri. Questo non ci interessa se ci produce più consenso in termini di voti, questo ci produce la certezza che siamo rimasti umani e che stiamo dando un senso al nostro impegno politico, questa è la verità. Quindi oggi mi sento soddisfatto del fatto che abbiamo portato qui a Roma le istanze di un popolo che non si vuole piegare. Quindi la nostra lotta continuerà, continuerà, avanzeremo, ci connetteremo con altre esperienze e dimostreremo al Paese che si può essere autonomi senza essere divisivi, che si può essere autonomi senza essere rancorosi, che si può essere autonomi senza essere secessionisti e si può essere autonomi costruendo un'Italia nella quale crediamo, valorizzando tutte le autonomie. E quindi da questo punto di vista noi ci fermeremo in questa lotta per le autonomie quando avremmo fermato questi disegni di legge. Lo faremo con tutte le armi, e chiudo, la mobilitazione sociale, le battaglie giuridiche, i ricorsi, i referendum, le raccolte di firme, tutto quello che sarà consentito e anche oltre. E dimostreremo anche al Paese che Napoli questi anni ce l'ha fatta. Napoli ha resistito, Napoli non si è piegata, nessuno è riuscito in qualche modo finora a mettere le mani al collo, anzi ce l'hanno messe le mani al collo, qualche volta hanno provato anche a togliere, ma ci siamo liberati. Non ci avete mai, continueremo in questa battaglia perché vogliamo consegnare ai nostri concittadini l'idea che si possa rimanere al sud e che non si debba scappare dal sud ma andarsene solo per scelta e non per necessità. Questo è il Mezzogiorno che vogliamo, non è solo il luogo della pizza, del mandolino, della tarantella, del mare bello, del sole e del Vesuvio. Sono terre di sofferenza, ma sono terre di passione. Noi siamo impegnati ogni giorno per trasformare anche i luoghi brutti in luoghi belli e soprattutto perché abbiamo scelto di rimanere a Napoli, anche perché è la capitale del Mezzogiorno e anche perché può dare un segno a un'Italia unita. Non ci trascenerete sul rancore, noi vogliamo dimostrarvi che si può fare la politica con le mani pulite, ma anche col sorriso e con la gioia di vivere. Contro il rancore noi vogliamo fare la battaglia della solidarietà e dell'amore. Voi volete l'odio, noi vogliamo l'amore. Grazie, buona giornata a tutti e continueremo nella lotta, abbiamo bisogno del sostegno di tanto e tanto più.